c'erano dei giocatori di polo che durante una partita hanno rotto un vetro dei loro orologi. Quindi è stato chiesto a un ingegnere che era lì sul posto di ovviare a questo tipo di problema. Per una serie di circostanze poi l'ingegnere appunto è entrato in contatto con le Cultra e hanno ideato appunto il Reverso, che oggi compie 90 anni ed è un'icona dell'orologeria. Nella giornata di oggi c'è una piccola accoglienza in cui i clienti hanno la possibilità di vedere i prodotti esposti nelle vetrine, dopodiché vengono messi tra virgolette al lavoro, nel senso che entrano nella parte dell'orologiaio. Vengono muniti di camice, una postazione di lavoro e dopo una piccola e breve spiegazione si passa effettivamente all'opera in cui i clienti smontano e rimontano alcune parti del meccanismo con piccole e semplici spiegazioni. Chi acquista un orologio in senso generale dipende dal cliente. C'è il cliente che guarda solo il lato estetico, c'è il cliente che guarda l'estetico, l'importanza del marchio, gli anni di nascita e forse pensa anche che poi effettivamente avviene anche un domani ad avere un oggetto che ha anche un valore importante. Beh, il successo di Reverso è perché appunto, come dicevo prima, all'inizio è molto particolare per questa forma rettangolare. La maggior parte degli orologi sono quasi tutti tondi, rotondi, come sapete, quindi il Reverso è rettangolare e poi c'è questo ribaltamento che è veramente unico. Gli orologi andrebbero revisionati dai 3 ai 5 anni della loro vita. Questo perché? Perché essendo dei meccanismi, delle macchine, hanno al loro interno del lubrificante. E poi non dimentichiamo che un orologio lavora 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno. Di conseguenza, come una macchina, un'automobile, percorre, passatemi il termine, tanti chilometri, per cui ha anche un'usura. E come voi fate revisionare o fate dei tagliandi alle vostre macchine, altresì andrebbero fatti dei tagliandi ai vostri orologi. Semplicemente smontarli, pulirli, revisionarli e quindi ricondizionare il lubrificante. Sono oltre 30 anni che noi abbiamo un rapporto con CGL Cultra e appunto volevo ricordare una cosa che per me è stata una gradita sorpresa. Nel 2009 allora direttore mondo di CGL Cultra, Jérôme Lampert, mi fece una grande sorpresa. Mi si organizza una serata nel tuo negozio con Davide Oldani che ti voglio fare una sorpresa. E alla mia saputa io invitai un po' di clienti collezionisti e per un'esposizione normale di prodotto. Lui arrivò con 20 reversi dedicati a noi con un quadrante particolare e con la dedica sul fondo per Andrea Paternostro gioielliere, numerato dall'1 al 20, ebbene, dando un certificato di garanzia firmato da me e da lui, e quindi in una sera vendemmo tutte 19 orologi perché uno l'ho conservato di ricordo. Maestro orologiaio è una grande parola, nel senso innanzitutto dietro c'è una grandissima passione per questo mondo. Dopodiché si fa una scuola di meccanica e orologeria fine, che sono 2 o 3 anni in base al tipo di scuola. Dopodiché lo si diventa il banchetto, nel senso che ogni giorno è una nuova scoperta, una nuova esperienza e, ripeto, la passione e l'entusiasmo aiutano a crescere sia a livello professionale e poi ci sono caratteristiche come la curiosità che spingono sempre oltre per migliorare e affinare questa professione. Thank you.